Amici sportivi, buonasera, benvenuti allo stadio Elvia Recina di Macerata. Un caloroso saluto da Alessandro Vallese. Siamo pronti a seguire la finale del torneo Velox Allievi, storico torneo giovanile che è arrivato quest'anno alla sua 45esima edizione, e per quest'anno la finalissima vedrà affrontarsi la Fermana contro il Biagio Nazzaro. Biagio Nazzaro tutto raccolto di fronte alla propria panchina per trovare la giusta carica per affrontare questi 90 minuti che si preannunciano davvero di grandissimo spettacolo. Il pallone intanto è stato disposto sul dischetto del centrocampo e allora si aspetta solo il fischio inizio del signor Barbatelli della sezione di Macerata, che sarà l'arbitro di questo incontro. Direttore di gara che controlla che sia tutto sotto controllo, direttore di gara che sarà coadiuvato dagli assistenti Persichini e Sanucci, anch'essi della sezione di Macerata, e arriva proprio in questo momento il fischio d'inizio. È iniziata la finalissima del torneo Velox Allievi. Qui siamo al limite dell'area, prova subito la conclusione qui Tarulli. È la prima conclusione del match che si perde però sul fondo. Il fischio da parte del direttore di gara, parte Gian Domenico con questa conclusione che si perde davvero di pochissimo alla sinistra di Romagnoli. Arriva il duplice fischio da parte di Barbatelli della sezione di Macerata, squadre che vanno a riposo sul risultato di 0-0. Squadre di nuovo in campo per questo secondo tempo della finale del torneo Velox Allievi, la 45esima edizione di questa manifestazione prestigiosa. Quest'anno a contendersi la finale Fermana e Biagio Nazzaro. È iniziato in questo momento il secondo tempo. Qui recupera palla Pagliari al limite dell'area. Pagliari, il suggerimento verso Natale, la conclusione, il gol. Natale supera Romagnoli con questo mancino, pallone che ha preso una strana traiettoria, ha superato Romagnoli scavalcando così il portiere rossoblu e si è depositato in rete. E allora il secondo tempo ricomincia subito con il botto, il gol di Natale. Vediamo quale sarà la reazione del Biagio Nazzaro, che sin qui aveva prestato sicuramente più attenzione alla fase difensiva che a quella offensiva. Adesso però si trova a rincorrere dopo il mancino di Natale, che ha superato con una traiettoria beffarda il portiere avversario. Qui c'è il raddoppio da parte di Gian Domenico, altra traiettoria insidiosissima che è rimbalzata di fronte a Romagnoli, che ha deviato ma non è riuscito ad evitare il gol del 2-0 con Gian Domenico, che dunque trova il jolly con questo sinistro dal limite dell'area. E allora la chiusura qui di Gian Domenico, che in maniera decisa va a recuperare questo pallone. Ancora Gian Domenico, grande imbucata qui per Taddei. Taddei di fronte al portiere, Taddei si oppone in questo caso Romagnoli, che però non getta via il pallone e lo affida a Sharif. Altro bel suggerimento per Pagliari. Pagliari, Pagliari, il sinistro, si era liberato benissimo del proprio avversario Pagliari, poi però il suo mancino non ha centrato lo specchio di porta. Pallone lungo qui a cercare l'inserimento e c'è il calcio di rigore, il tocco di Orazzi su Schirliu, giudicato falloso dal direttore di gara. Allora il Biagio Nazzaro al 35esimo minuto del secondo tempo ha l'occasione di rientrare in partita. Il fischio da parte dell'arbitro, parte Schirliu col destro, spiazzato completamente Orazzi, riaperta la finale. Il Biagio Nazzaro accorcia le distanze, 2-1 il gol di Maxim Schirliu. Ancora Taddei, palla al piede, prova a ritagliarsi lo spazio per la conclusione, alla fine è costretto ad appoggiare verso De Carolis, che ha riproposto dall'altra parte il tiro e c'è il gol che chiude definitivamente la partita. Il gol da parte di Re Pupilli, che mette dunque una serissima ipoteca sulla vittoria finale della Fermana.
3-1 per la squadra di Massimo Ganci, un risultato che può sicuramente rendere orgogliosa la società gialloblu del proprio settore giovanile, della propria categoria allievi. Arriva in questo momento il triplice fischio da parte del signor Barbatelli, la fermana si aggiudica la 45esima edizione del torneo Velox categoria allievi, battuto 3-1 il Biagio Nazaro al termine di 90 minuti in cui abbiamo visto giocate davvero interessanti, una finale meritata quella vinta dalla formazione di mister Massimo Ganci, che ha saputo imporre sin dal primo minuto di gioco il proprio dominio sul Biagio Nazaro, che aveva provato a riaprire i giochi con il calcio di rigore trasformato da Schirliu al 35esimo, ma alla fine il gol di Repupilli ha messo il punto esclamativo e ha consegnato di fatto la coppa alla fermana. E allora non ci resta che salutarvi. Qui dall'Elvia Recina è tutto, si ringrazia lo studio fotografico Fotosì per il supporto tecnico, si ringrazia l'operatore Stefano Ruffini per le sue riprese, da Alessandro Vallese è tutto, Fermana vince il torneo Velox 45esima edizione allievi, un saluto alla prossima partita. Capitan De Carolis della Fermana, uno fra i protagonisti di questa finalissima meritata, ci sentiamo di dire, per quanto visto in campo, siete scesi in campo con lo spirito giusto, alla fine avete trionfato. Sì, volevamo a tutti i costi vincere questa partita e vincere questo torneo. Ecco, si chiude così una stagione importante questa sera, però la gioia è davvero tanta, vediamo qui anche i tuoi compagni. Adesso andrei a festeggiare. Sì, sì, non vedevamo l'ora. Siamo con i due allenatori della categoria allievi della Fermana, Massimo Ganci ed Eddie Mengo. Ecco, è arrivata questa sera una vittoria in questa finalissima del torneo Velox. Una prestazione che può rendervi sicuramente orgoglioso dei vostri ragazzi, che dal primo minuto hanno imposto il loro gioco ai propri avversari e poi sono stati bravi anche a trovare tre gol che vi hanno permesso dunque di vincere. Sì, siamo orgogliosi per il percorso fatto durante tutto l'anno, perché comunque anche se magari il settore giovanile della Fermana non ha raggiunto i grandi risultati a livello di classifica e appunto di risultati, però i ragazzi che abbiamo allenato hanno fatto una crescita veramente, veramente forte, veramente spaventosa, quindi questo è stato merito solo tanto loro, noi abbiamo dato gli input, sono stati loro a seguirci, quindi il merito va ai ragazzi appunto che vengono ogni giorno e si impegnano, quindi il merito va a loro. Ecco, sicuramente è un'esperienza importante quella di giocare in uno stadio importante come quello della Maceratese di fronte ad una bella cornice di pubblico e poi affrontando anche formazioni blasonate, sicuramente un'esperienza importante per questi ragazzi. Sì, questo è un torneo importante qui delle Marche, l'abbiamo fatto bene, l'abbiamo affrontato bene, ci siamo divertiti, abbiamo vinto, siamo contenti, però i ragazzi hanno fatto un bellissimo percorso di crescita e questo è un po' l'obiettivo che era nostro e siamo contenti per questo. Ecco, personalmente chiedo a Massimo Ganci, che ha vestito anche la maglia di Maceratese, cosa ha provato a tornare su questo campo da allenatore e come sta andando appunto questa esperienza da allenatore? Allora, ci avevo giocato l'anno scorso per la Supercoppa di promozione, perché giocavo a Losimana, avendo vinto il campionato ci siamo incontrati, fa sempre un bel effetto comunque tornare qua, abbiamo passato un anno fantastico quando appunto giocavo nella Maceratese, abbiamo fatto i playoff di Serie C per andare in Serie B, adesso è un po' impensabile, però
So ci sono stati tanti problemi, so che adesso si sta mettendo a posto le cose, quindi auguro tutto, veramente tutto il cuore, che la Maceratese possa tornare appunto nei professionisti. Una collaborazione che dunque porta subito i suoi frutti, la vostra. Come, diciamo, gestite questo doppio ruolo di allenatore? Vabbè, è successo solamente per il torneo, perché altrimenti io facevo l'under 17 e l'under 16. Abbiamo unito le forze e sono arrivati fortunatamente i risultati, che è la cosa principale. Però, ripeto, la crescita di questi ragazzi, di tanti 2007 che hanno giocato, secondo me porta a questo importante risultato e siamo tutti contenti. Ecco, IG Sport 47 premia Gian Domenico come miglior giocatore di questa finale. Hai giocato davvero una grande partita, hai aiutato la tua squadra e poi hai trovato anche il gol. Un giudizio su questa finale? Grazie, bellissima prestazione abbiamo fatto con i ragazzi. Ciao. Sto qua. Ecco, vediamo di tante parole questa sera il nostro Gian Domenico. Ha lasciato parlare il campo, però. Sì, sì. Parlo sempre con il campo, mai fuori. Bravissimo. Con il principale organizzatore di questo torneo Velox, Temperi, arrivato alla 45esima edizione del torneo Velox, anche quest'anno si sono visti davvero dei giovani di grande prospettiva e un bellissimo spettacolo e tanta gente accorsa qui all'Elvia Regina. Sì, uno spettacolo per questa sera, ma anche le altre sere, degli ottavi ai quarti finali, semifinali, sempre pieno, per un torneo che cresce sempre di più, anche con qualche difficoltà quest'anno, grazie a tante società che ci hanno dato una mano e ci hanno sopportato. Diciamo che abbiamo cercato di dare il meglio, di fare del nostro meglio, forse ci siamo riusciti, in qualche volta no, però questa sera ha dimostrato che veramente il Velox ancora fa avvicinare tante persone. Diciamo che 40 squadre di tutta la provincia, della regione Marche, 1200 ragazzi, 120 dirigenti, abbiamo spostato tantissime persone per questo torneo che arriva al 45esimo, ma soprattutto un vanto della Maceratese che organizza questi tornei, soprattutto anche con tante difficoltà. Ecco, invece un giudizio sulla finale, vittoria meritata. La finale è stata meritata dalla Fermana, anche se a un certo punto l'ha messa in discussione. Solamente si è visto un bel gioco anche da parte della Fermana, da parte dei 22 giocatori in campo. Le partite che si sono viste qui all'Elvia Regina sono finite tutte in verità oppure ai calci rigori. Significa che le squadre erano ben preparate e sono arrivate le migliori a questo alla finale.